Guardi, l'inchiesta giornalistica in teoria c'è ancora, il problema è che non si sa dove raccontarla. Cioè, se andiamo lei ed io in giro per ospedali, treni o quello che sia, ogni tanto qualcosa esce per carità di Dio, ma l'Italia poi ci si sciorina davanti. Il punto è che poi a chi lo raccontiamo, come lo raccontiamo? Cioè, i giornali sono quello che sono, le televisioni sono quello che sono, si può fare via internet, e infatti il discorso internet è molto interessante con alcuni rischi. Le dico, la cosa migliore è la libertà che viene fuori da internet e che comincia a mettere paura anche ai cosiddetti poteri forti, si è visto con quell'aborto di iniziativa legislativa di poco fa di Levi. Ma il rischio è per esempio di vedere su internet gente che pretende di curare il tumore con il bicarbonato, e internet in questo senso non fa selezione, manda in onda qualunque cosa, manda in rete qualunque cosa, quindi bisogna stare un po' attenti. Ma i giornalisti non fanno inchieste perché i giornali non glielo chiedono. Semplicemente i giornalisti ormai fanno un altro lavoro, perché dove li vedete voi giornalisti? Dove sono? Scusate, sono una specie estinta. Adesso fanno gli uffici stampa, fanno i comunicatori, fanno la cinghia di trasmissione della politica, tutta cosa nobilissima o ignobilissima, dipende dai punti di vista, ma un'altra cosa, che c'entra ormai l'informazione con tutto questo? Si racconta la realtà che si vuole raccontare, non certo quella che c'è fuori dalla nostra finestra. I magistrati fanno inchieste per mestiere, che è un altro paio di maniche, e i comici o vendono un prodotto, e questo fa parte della loro natura professionale, oppure se sono di un certo tipo, oltre a vendere un prodotto, sono attenti alla realtà sociale e trovano dei buchi. Per anni si è detto che faceva più informazione Striscia la Notizia che i telegiornali. Come mai? Prego.